Allora, prima di vedere l'ultima versione delle funzioni iperboliche, l'iperbolinca bis, vediamo ancora ulteriori analogie tra funzioni trigonometriche e funzioni iperboliche che sono da citare. Una me l'ha suggerita uno dei commentatori al canale. Per esempio, se io prendo dalle videolezioni 3 extra E1 e 2, ci sono i cosiddetti sviluppi in serie delle funzioni coniometriche e della funzione esponenziale. Sviluppi in serie che spesso tornano utili in varie situazioni. Il più semplice degli sviluppi in serie è quello della funzione esponenziale, e alla x equivale alla somma ripetuta infinita di termini con la x elevato a i fratto i fattoriale con i che va da 0 ad n, scusate, infinito, con i che va da 0 a infinito. Cosa vuol dire questo? Che io ho un x alla 0 fratto 0 fattoriale più x alla 1 fratto 1 fattoriale più x alla 2 fratto 2 fattoriale più all'infinito, e questo, diciamo, tradotto in termini più semplificati, 0 fattoriale e 1 fattoriale valgono 1, quindi x alla 0 vale 1 più x alla 1 che vale x più 2 fattoriale vale 2, quindi questo è un x2 mezzi più terzo termine, 3 fattoriale fa 6 e via di seguito. Tra l'altro, questo è chiaro nelle videolezioni, ma lo richiamo, la cosa si vede facilmente che quadra per il fatto che l'esponenziale, che questa curva qua, può essere visto come un 1, quindi io mi trovo qua con un 1. Ci sommo la retta y uguale a x, che sarebbe questa. A questa ci sommo una parabola, che sarebbe una cosa del genere. Alla fine, sommando tutte queste cose, convergo, mi avvicino sempre di più alla funzione vera e alla x. Comunque, questo è quello che mi interessa. L'altra cosa che devo vedere è il funzione sine cos, e possiamo provare per adesso, a titolo di esempio, si può fare anche col coseno, ma si può trovare l'analogia tra le due funzioni prendendo la funzione sen x. Che sviluppo ha la funzione sen x? Tutte le potenze, somma di tutte le potenze dispari, non più di tutte, ma solo quelle dispari, con i segni alternati. Quindi abbiamo la prima potenza dispari x alla 1, quindi x, meno la potenza dispari successiva x alla 3, diviso il 6, che sarebbe il 3 fattoriale, più la potenza successiva x alla quinta fratto 5 fattoriale diventa 120 e così via, meno eccetera, segni alternati, potenze dispari. Qui cosa succede? Che si può dimostrare, lo vedremo subito, che il sen iperbolico di i x, cioè non di x ma di x moltiplicato la i dell'unità del numero immaginario, o al contrario, scusate, il sen di i alla x, quindi mettiamolo di là, diciamo sotto la funzione coniometrica, il sen di i alla x equivale alla i moltiplicata il sen iperbolico di x. Ok? Vediamo subito, prendiamo il sen i alla x, applicando questa formula, vediamo cosa viene. Dunque, chiaramente abbiamo da sostituire i alla x
in tutte queste x qua, cioè se io voglio fare sen di ix, non i alla x, ix, oh, qui c'è un ix e non ci piove. Meno, qui sarebbe ix alla terza, che cosa fa? Fa i alla terza per x alla terza. I alla terza è come dire i per i alla seconda per x alla terza, ma i alla seconda vale meno 1 e quindi in definitiva io ho meno ix alla terza, ok? Quindi qua questo meno mi diventa più ix alla terza e fratto 6 me lo tengo, ok? Stessa cosa si può fare con la potenza quinta. Qui cosa succede se faccio ix alla quinta? Allora, c'ho un i alla quinta per x alla quinta, che fa i per i alla quarta, x alla quinta. Ora, i alla quarta, se i alla seconda fa meno 1 per se stesso fa più 1, quindi i alla quarta alla fine fa più 1. Quindi questo diventa semplicemente i per x alla quinta. Copiamo, il più rimane più, i per x alla quinta, fratto 120 puntini. Qui ho sempre le i, quindi io posso raccogliermele, raccolgo una i e ottengo la x più la x alla terza, sesti, più la x alla quinta, 420, più puntini, chiuso. Ok? Ora, dove volevamo arrivare? Volevamo arrivare a dimostrare che questo sen i alla x era equivalente a i, abbiamo visto che c'è un fattore davanti i, moltiplicato il sen iperbolico di x. Ma il sen iperbolico di x sapete che è questa roba qua, e alla x meno e alla meno x. Ora sta a vedere che questo elenco qua di potenze dispari sono in effetti quello che viene fuori prendendo lo sviluppo di e alla x e sottraendogli lo sviluppo di e alla meno x. Vediamo se funziona. Facciamo così, riportiamo le alla x su, che è 1 più x più x al quadrato fratto 2 più x alla terza sesti più puntini. Se io faccio un e alla meno x, che cosa viene fuori? Beh, basta semplicemente che a quella formula lì sostituisco, al posto della x ci metto meno x. Allora l'1 non c'è niente, rimane così. Più se al posto della x ci metto meno x, qua c'è meno x. Se al posto della x ci metto meno x, qua il quadrato rimane uguale, quindi lasciamolo così. Qui di nuovo invece cambia il segno perché se metto meno x al posto di x viene un cubo negativo perché il segno si conserva e così via. Proviamo a fare tra questi due la differenza. Questo meno questo. Cosa otteniamo? Questo meno questo andiamo a ottenere 1 meno 1 fa 0, si toglie. X meno x fa 2x, giusto? Questo meno questo va via, quindi più 0. Questo meno questo fa più, quindi di nuovo un 2 volte x alla terza fratto 6, più puntini. Qui è sempre o che sparisce un termine o che si raddoppia. Quindi nel caso, nei casi che rimangono, sono tutti doppi, si può chiaramente qui raccogliere un 2 e dire che la e alla x meno e alla meno x fa 2 volte e poi c'è la somma delle potenze dispari, tipo il 2 più l'x3 sesti più puntini e via. Vedete che è proprio questo signore qua. Cioè questo non è e alla x meno e alla meno x, perché questo c'è il 2, quindi è quella roba qui diviso 2, quindi è proprio questa con davanti la i. Capito? Ah, guarda lì che diavoleria. E non è finita. Questa è una bella analogia, simpatica e
proveniente da questa diavoleria che sono gli sviluppi in serie delle funzioni esponenziali e della funzione delle funzioni gonadali. Ma c'è un'altra ulteriore analogia su cui ci si può divertire, incuriosire, diciamo. Nel calcolo della formula per verificare che ci fosse questo fatto che quest'area qua, no, che quest'area qua in verde, quest'area qua era l'argomento di una funzione iperbolica senacca o cosacca che mi dava la x o la y. Abbiamo fatto l'integrale di questa diavoleria qua, integrale di questo pezzo di iperbole dall'iperbolo fino all'asse x, ed era il famoso integrale da 1 a x. La funzione dell'iperbole era questa, di radice di x2 meno 1 in dx. Questo integrale di per sé, lasciamo stare il caso integrale definito, ma integrale indefinito, difficile da trovare, o forse l'ho fatta la video lezione di tutto il calcolo, sì, credo, spero, non è rimasto indietro, no, non lo so, forse lo devo ancora fare. Comunque, se l'ho fatto, sta nella parte degli dell'integrazione, ecco, forse non l'ho fatto ancora, lo devo fare nella parte di integrazione per parti, primo step, e integrazione per sostituzione, secondo step, quindi messo come esercizi nella parte teorica degli integrali, più o meno all'inizio. Qui siamo invece avanti verso le ultime applicazioni. Allora, questa roba qua, ecco, nelle video lezioni in cui ne ho parlato adesso, prendevo il manuale e finiva lì la storia. Prendevo il manuale e andavo a vedere cosa faceva l'x2-1. Cosa fa l'x2-1? Da manuale è pari a... Dunque c'è davanti l'un mezzo e poi c'è la radice... Ah no, x per la radice di x2-1. Poi c'è il più, anzi il meno, questa qui è una quadra, il meno, il logaritmo naturale, si potrebbe scrivere anche ln, ma io, a me piace scriverlo così, di x più la radice di x2 meno 1. E su quello abbiamo poi ricostruito la formula, eccetera. Qual è l'analogia? Se io vado a trovare non l'area sotto l'iperbole, ma l'area sotto la circonferenza, ok? Ho un integrale leggermente diverso, ma analogo a questo. È un integrale a questo punto, chiamiamolo dunque integrale. Immaginiamo che questo sia il valore x, questo qui è il valore x, quindi integrale da x a 1, il contrario di quello lì, e questa funzione qua, qual è la funzione, diciamo in termini di y uguale nella circonferenza goniometrica? È chiaramente la y è il sen x ed è ricavabile con Pitagora facendo radice di 1 meno x quadro, dove x è la coordinata questa, ok? Cosa succede? Che allora io devo fare l'integrale di questo 1 meno x quadro in dx. Lo faccio da x a 1 e ottengo questo pezzo di area qua. Ok? Vedete che è esattamente analogo a questo, solo che sono scambiati l'1 e l'x quadro. Qui c'è davanti l'x quadro e qui c'è davanti l'1. Se da manuale vado a vedere cos'è quell'integrale lì, da manuale questo integrale è... Anche lui c'è un mezzo, mettiamolo qua però sotto, se no andiamo poi a sbattere, di che cosa? Di x somiglia proprio uguale a questo, x per 1 meno x quadro, quindi la stessa radice, solo sono scambiati, più l'arcsen di x, chiusa parentesi.
Dunque, qui c'è un mucchio di analogie, ve le ho fatte già notare tutte. Qual è l'ultima analogia che non è così evidente qua? Dunque, l'arcsen si chiama anche, in gergo tecnico, sen alla meno 1 di x, no? Questa maniera un po' fuorviante di chiamare le funzioni inverse con un esponente meno 1, che poi si confonde con invece il reciproco. Mi spiego. Sen alla meno 1 alla x, con le varie convenzioni, in questo caso contraddittorie, che si usano in matematica, potrebbe voler dire 1 fratto sen x, come potrebbe voler dire arc sen x. Dal contesto si dovrebbe capire di cosa stiamo parlando. Di solito vuole dire questo, però nulla mi vieta in un'espressione con dentro funzioni econometriche di usare gli esponenti per indicare il reciproco. Comunque, questo arcsen in realtà si può chiamare sen alla meno 1 di x. Ma abbiamo visto nelle video precedenti che questo log di parentesi, eccetera, questa funzione un po' strana, in realtà è il reciproco, l'inverso di sen iperbolico di x. Quindi sen h alla meno 1 di x è questo pezzo. Quindi vedete che c'è una analogia fortissima fra le due formule. E qui bisogna chiudere un attimo e passare a un video successivo perché non ce la facciamo. Comunque, io ho visto due analogie. Vediamo se ce n'è una terza che mi sono dimenticato. Dov'è? Due analogie e no, questa la devo fare assolutamente e chiuderla perché è quella che taglia la testa al toro, che fa capire perché c'è veramente analogia tra le due definizioni, quella trigonometrica e quella iperbolica. Vi ho sempre detto che mi sembrava strano come mai bisognava prendere quest'area qua, sopra e sotto, come argomento della mia funzione iperbolica, quando nella funzione goniometrica l'argomento di solito è visto, io l'ho sempre visto come la lunghezza dell'arco, l'arco x funziona in sen x cos x. Ma da una figura su Wiki illuminante in cui spiega queste funzioni iperboliche senza spiegazione, ma c'è il disegno e lì ti fa capire, c'è questa cosa qua, viene fatto vedere che l'area di questo triangolo può essere vista come argomento della funzione goniometrica, come quest'area è l'argomento della funzione iperbolica. Quello è l'argomento della funzione goniometrica, anzitutto, scusate, perché fino qua, perché è fino alla linea, come qui era fino alla linea, escluso il pezzo, qui è fino alla linea, compreso il pezzo, no? Quest'area qua è proprio x, perché x l'arco ha un valore, ok, una lunghezza. Come calcolo l'area di questo settore? Dovrei fare la doppia lunghezza, perché quando faccio la doppia lunghezza per il raggio che è 1 e poi divido per 2 perché è come succede col triangolo, no? Il triangolo base per altezza di proporzionale, anche se ha una dimensione di superficie invece che di lunghezza, ha questa benedetta lunghezza qua, cioè questa lunghezza qua può essere anche rappresentata come valore, come l'area del settore circolare. E quindi quest'area, come quest'area, fa venire fuori la funzione o trigonometrica o iperbolica. E con questo passiamo al video successivo.